martedì de La Scatola Lilla. Buonasera, benvenuti da ApriQ. Io sono Cristina Di Cagno della Scatola Lilla. Ricominciamo l'anno di presentazioni 2023. Tra l'altro ricominciamo con la sigla, Andrea. Avete sentito una sigla che è quella dei martedì della Scatola Lilla che ha fatto Andrea Spampinato, che adesso fa anche foto e se serve battesimi, comunioni, tutto, siamo pronti. Sono contentissima di avere insieme a me Flavio Nucitelli, con il quale avrei dovuto chiudere il 2022, ma sono ancora più contenta di iniziare il 2023. Insieme a me non poteva mancare Martina Ricordo di Guanti Rossi, perché appunto vogliamo che le presentazioni siano inclusive e quindi che anche le persone, anche i sordi, possano ascoltare questa storia. E quindi grazie per essere qui con noi. Sono molto contenta di averti, anche perché ti rincorro da un po'. È vero. Ci siamo conosciuti a Vigevano, sì, per la prima volta ad un festival su cinema, serie TV. Esatto. Tu eri lì con Federico Baccomo. Sì. E io ho ascoltato questa presentazione, ho ascoltato te parlare del libro, faccio vabbè, ma io voglio organizzare qualcosa. E poi è successo il patatrac, librerie chiuse, disastri, eccetera. E quindi nel frattempo Frenesia è andato avanti e io continuavo a rincorrere Frenesia. Però mi sono anche detta, che cosa fanno i librai tendenzialmente, o cosa possono scegliere di fare? Di fermare il tempo e quindi di non curarsi troppo della data di uscita di un libro, ma se una storia è bella merita di essere raccontata a prescindere dall'anno in cui viene pubblicata ed esce dalla tipografia. Quindi insomma questo libro diciamo che ormai è vecchio, no? Beh, ormai sì, Per l'editoria, per l'editoria è un malato terminale di solito, non Frenesia. Stiamo cercando di rianimarlo questa sera, ma come abbiamo detto iniziamo l'anno con Frenesia. Iniziamo l'anno con Frenesia e con i libri che non scadono, quindi questo sarà il motto. Io ho preso appunti. Stavo sbirciando. Ah no, non puoi saperle prima, scusami, insomma. No, Flavio Nucitelli, Roma, quindi sei venuto da Roma, grazie per il viaggio. In realtà la scrittura fa parte della tua vita ormai, per il lavoro che fai, perché tu scrivi anche di serie TV. Sì, giusto? Serie TV, programmi TV, per cui diciamo, documentari, per cui diciamo cerco un po' di spaziare, un po' per non annoiarmi e un po' perché in realtà ogni tipologia di scrittura ha un suo bello e un suo brutto, per cui cerco di, diciamo, di esplorare, di portare questa cosa quanto più in là possibile ed esplorare poi le varie facce della scrittura, perché ogni scrittura ha anche la sua tecnica, la sua bellezza, i suoi momenti di respiro, per cui in realtà esplorare varie forme di scrittura ti consente di allargare sempre di più lo sguardo. Ma quando hai capito che la scrittura sarebbe stata parte della tua vita? Allora, non voglio fare la scena, io ho sempre scritto. No, falla. No, perché in realtà non è... Cioè, ho sempre scritto, ma non ho mai... Cioè, ho sempre tenuto diari, perché in realtà io ho l'incubo di dimenticare le cose, di dimenticare i momenti, per cui è veramente una vita che tengo diari di qualsiasi cosa. Quaderni di appunti che poi rilego e catalogo e tutto. Per cui in realtà andando avanti mi sono reso conto che per me la scrittura era proprio un modo di tenere a mente la vita, di tenere a mente le cose, ed era un po' il modo in cui io rielaboravo tutto quello che mi passava davanti agli occhi, tutto quello che mi succedeva. Io in maniera naturale lo riportavo sempre scrivendolo, e quindi poi mi è, diciamo, venuta la curiosità di cominciare a sperimentare un'altra forma di scrittura, che è quella narrativa, per cui non solo, diciamo, una scrittura descrittiva, ma anche una scrittura, diciamo, di creatività, di invenzione, per cui non solo raccontare quello che vedevo, ma anche raccontare quello che avevo in testa. E ho capito, poi ho sempre, fin da piccolo, ho sempre avuto la grande passione per il cinema, e anche lì ho detto, il cinema mi piace fa interpretarlo, mi piace, diciamo, renderlo per immagini, no, anche lì mi sono reso conto che poi in realtà mi piaceva raccontare quella magia e vedere le parole che prendono corpo, che secondo me è la parte più bella della sceneggiatura. Oh, che meraviglia. E quindi a un certo punto nella tua vita arriva Valerio a dire: ehi, ma non ti va di parlare di me, che è il protagonista di questa storia? Cosa ha significato esporsi così tanto? Perché secondo me questo è veramente un libro
che non fa sconti, che è tagliente al punto giusto, vero, ma proprio nelle sensazioni, perché tu parli in realtà di una generazione che è tipo già 20 anni, cioè questo protagonista ha 20 anni meno di me, eppure io mi ci sono ritrovata nella sua ansia da prestazione, nel suo voler piacere a tutti i costi, nel rapporto con la famiglia. Poi ci entreremo un po', ma ve la godrete, adesso è proprio una chiacchiera per vedere anche che cosa c'è dietro. Quando è arrivato Valerio a dirti parla di me? Perché secondo me puoi in realtà piacere a molte più persone di quanto non ti aspetti, e non solo ai ragazzi, che spero ti abbiano invitato a scuola, perché questo è un libro che io darei da leggere in tutte le scuole. Sì, allora ti rispondo a questa domanda. Sì, con le scuole purtroppo c'è un rapporto complicato, nel senso che ho ricevuto molti inviti da professori, da docenti o da alunni. Poi ci si scontra con il fatto che uno dei grandi temi del romanzo è la droga, e poi adesso ne parleremo in che modo, e questo ovviamente crea un cortocircuito invece con i collegi docenti, con i presidi. Che... Perché non esiste la droga, non bisogna affrontare il discorso droga, esatto, non c'è. Esatto, e ci ho avuto in realtà un professore qui di Milano che mi ha invitato a parlare in un liceo, e il discorso è stato proprio questo, cioè perché non parlare anche di droga a persone che comunque, diciamo, sanno che cos'è, senza entrare nel merito di chi la usa, chi non la usa, però si sa come il sesso e come la pornografia, sono cose che, diciamo, si cerca sempre di tenere al riparo i ragazzi, le cose, quando in realtà poi ci sono certe cose che fanno parte del mondo. Basta vedere una serie TV, basta accendere un computer, insomma, sei connesso con il mondo, per cui questa è stata la problematica con le scuole. Per quanto riguarda Valerio, in realtà questa storia nasce da un'esigenza mia personale, ovvero a un certo punto io mi sono reso conto che la narrazione che viene fatta del coming out è sempre, in Italia perlomeno, è sempre di due tipologie. Da una parte c'è la storia del ragazzo o della ragazza bullizzato, marginalizzato, vittima di violenza, triste, che soffre, che cerca un modo di uscire da questo armadio e non ci riesce, che è sicuramente una parte della narrazione, perché sono casi che esistono, sono casi che conosciamo benissimo, che leggiamo sui giornali purtroppo. Dall'altra invece c'è questo racconto un po' mitologico di una farfalla che spiega le ali e vola libera, alla ricerca alla conquista della sua nuova vita, che è sicuramente un'altra parte del racconto. Quello che però mi mancava, e quello che quando io ho fatto coming out ho sentito come uno degli eventi più, diciamo, dirimenti, dolorosi, faticosi, è il momento che precede il coming out, ovvero quando tu fai... Perché il coming out è comunemente inteso come quel momento in cui tu vai da mamma, papà, amici, cose, e lo dici: io da oggi sarò così, questa è la mia nuova identità, questo è il mio nuovo orientamento. In realtà c'è un momento che precede tutto questo, che è il coming out con te stesso. Quindi il momento in cui tu realizzi quale sarà il tuo nuovo orientamento, la tua nuova identità. E mentre il coming out è modulabile, perché tu puoi scegliere se dirlo prima a mamma, poi a papà, prima agli amici, poi o a certi amici sì, a certi amici no, il coming out con te stesso è da te stesso, tu non hai scampo, per cui tu puoi portare avanti una finzione, o comunque puoi coprirti durante il giorno in eventi sociali eccetera, poi arriva comunque un momento in cui tu vai a dormire, prima di prendere sonno guardi il soffitto e fai i conti con te stesso, e da quel momento tu non ti salvi mai, ed è in realtà quello il vero momento che poi ti forma proprio come esperienza umana, perché superato quello, diciamo, tu hai comunque una forza con te stesso per portarti avanti e portarti nelle situazioni in cui dovrai fare coming out. E quel momento in realtà è un momento di grande fragilità, è un momento come, veramente un po' come ci insegna, è un momento di trasformazione, è come ci insegna il regno animale: quando uno sta per trasformarsi, sta per cambiare forma, si isola, si copre, si fa un bozzolo intorno, che è un po' quello che fa Valerio nel libro. Per cui diciamo... Volevo raccontare questo momento perché secondo me era una cosa che non era mai stata fatta, era una cosa che non... ma non perché volessi essere originale, perché io, avendo fatto coming out, sapevo quanto è delicato, doloroso e anche poi bello in realtà questo momento, perché è veramente un momento in cui fai i conti con te stesso, te stessa, e impari qualcosa di te. E per cui da lì ovviamente mi sono messo a tornare alla mia storia e ho conosciuto Valerio, al quale ho dato
un po' di me, al quale ho dato un po' di persone che conoscevo, di storie che avevo sentito, sempre di coming out, eccetera. E poi gli ho fatto ovviamente un corso di aggiornamento, perché in realtà Valerio ha 15 anni anche meno di me, per cui in realtà vive, come dicevi tu, una generazione che è completamente cambiata, sì. Perché comunque questi 10, 15, 20 anni sono stati, ci sono stati dei cambiamenti molto drastici a livello di mezzi di comunicazione, di digitalizzazione, anche di ovviamente di interessi, perché poi sono tutti legati al cinema, musica, sono tutte mode che quindi passano, si rigenerano, arrivano cose nuove, per cui gli ho dovuto fare un po' un corso d'aggiornamento a Valerio e pian piano in realtà Valerio ha cominciato a vivere vicino a me e io pezzo per pezzo gli ho costruito tutto un mondo intorno. È un mondo in realtà che parla tantissimo al lettore, perché appunto mentre io entravo nella vita di Valerio in realtà sono andata a riprendere la me ragazzina, cioè io sfido a ricordare l'adolescenza come un momento sereno, a prescindere da quali siano i propri demoni da combattere, no? Cioè non ci si sente mai nel posto giusto al momento giusto, perché ci si sta scoprendo, si sta cercando di capire quale sarà il nostro posto nel mondo, e quindi secondo me questo è il tema universale che poi si ritrova in Frenesia, il rapporto con i genitori e con le loro aspettative, perché il tuo protagonista è come se avesse quasi una doppia vita ad un certo punto, no? Quindi c'è quella nella quale è abituato a stare, no? Con il suo gruppo storico di amiche fondamentalmente, con lo sport, il nuoto fondamentale, un nuoto che diventi parte importante della sua vita, cioè vuole farlo a livello agonistico, quindi anche le aspettative sul riuscire, sul vincere le gare. E poi ad un certo punto, dopo quella sera particolare, qui c'è la seconda parte, no? La seconda vita in parallelo, arrivano nuove persone, nuove pulsioni. E io ero lì a non ti dico a fare il tifo, a dire effettivamente lui è tutti e due, ma addirittura forse una terza vita ancora. Oggi Valerio, come sta secondo te? Allora, premesso che sono perfettamente d'accordo con te, e chi ha dei ricordi belli della sua adolescenza è solo perché è sopravvissuto. Cioè in realtà è proprio, sì. L'adolescenza è veramente una questione di sopravvivenza animale, perché durante l'adolescenza, peraltro tu... È proprio per antonomasia il momento del cambiamento, anche perché, diciamo, Frenesia è una storia di trasformazione, e io speravo che arrivasse non solo agli adolescenti, ma anche a persone che hanno, diciamo, sono sopravvissute, come dicevamo, all'adolescenza, perché la trasformazione è qualcosa che può avvenire in ogni momento, la trasformazione è una cosa che si ripete, poi grazie a Dio, perché ci permette di evolverci, la trasformazione, per cui senza trasformazione saremmo morti, e può avvenire a qualsiasi età, però... L'adolescenza è per antonomasia l'età della trasformazione, perché ti trasformi anche fisicamente, ti cambia, ai maschi cambia la voce, cambia il corpo, cambiano le forme, per cui da un giorno con l'altro tu ti guardi allo specchio e non ti riconosci rispetto a quello che eri una settimana prima, e questa cosa comunque un po' ti spaventa. E poi l'adolescenza appunto è una trasformazione anche proprio dell'essere di una persona, per cui tu non sai, sei sempre scomodo, sei sempre in un posto, ti senti sempre in un posto sbagliato, perché in realtà tu non sai che forma hai. Perché sai che non sei più il bambino che eri fino all'anno prima, ma non sai ancora che adulto diventerai. E per questo tu ti senti sempre nel posto sbagliato, ti senti sempre inadeguato, ed è così che si sente Valerio. Si sente una persona che ha sempre seguito un tracciato che tendenzialmente è quello che gli hanno disegnato i genitori davanti. E lui arriva a quel momento in cui vuole prendere la matita in mano e cominciare a disegnarselo da solo. Cominciare a disegnarsi il proprio tracciato significa fare una marea di sbagli, che possono portarti invece al risultato giusto, possono farti schiantare contro un muro, che è quello che succede a Valerio. In realtà anche da quello impari che adulto vuoi essere, perché dalle famose, quelle che vengono sempre chiamate le compagnie sbagliate, che se vuoi sono un po' quelle che incontra Valerio, anche dalle storie d'amore sbagliate, dalle compagnie sbagliate, dagli sbagli tu capisci che cos'è che non vuoi portarti dietro nella forma adulta che prenderai, per cui in realtà diciamo il viaggio, l'inabissamento di Valerio è poi una ricerca di sé che diventa sfrenata e diventa sempre più sfrenata in un effetto valanga, perché Valerio è un ragazzo che ha sempre seguito i limiti. Le aspettative che tu dicevi che gli vengono imposte dai genitori
rispetto, diciamo, alla sua carriera scolastica, rispetto all'adulto che deve diventare, ma anche rispetto al nuoto, perché è una cosa su cui i genitori hanno proiettato moltissime aspettative. Quando hanno capito che il loro figlio ha un talento per il nuoto, hanno cominciato a spingerlo nella direzione dell'agonismo per farlo diventare un atleta. E Valerio è una di quelle persone che non ha mai questionato i limiti, che non ha mai questionato l'autorità, per cui gli vengono dati dei limiti e lui li prende e li segue. E questo a un certo punto ovviamente arriva a una temperatura di ebollizione per cui fa saltare il tappo. Perché Nina con lui è meravigliosa, mi è piaciuta tantissimo. Nina, che è l'allenatrice della squadra di nuoto, è una persona in realtà severissima, perché ovviamente come allenatrice di una squadra agonistica deve mantenere una disciplina, e in realtà, diciamo, il nuoto è un po' quello che salva Valerio, perché uno sport agonistico ovviamente ti impone degli orari, dei ritmi, degli orari di allenamento, dei giorni, per cui sei, a prescindere dalla piega che prende la tua vita, tu sei obbligato a rispettare quel ritmo, e diciamo Valerio in questo è, questa cosa lo ha ancora a terra nel momento in cui lui sta prendendo il volo. Quello che lui scopre nell'incontro con Sara e Andrea, che se vuoi sono un po' gli antagonisti di questo libro, è il piacere di oltrepassare il limite. Certo. Che in realtà il piacere è anche la seduttività, la seduzione del lato oscuro, che è una cosa secondo me fisiologica, perché poi a un certo punto appunto sei, diciamo, portato tendenzialmente a seguire le regole, a fare quello che ti dicono i tuoi genitori, poi a un certo punto quando diventi abbastanza grande per permetterti banalmente le uscite serali e quindi per permetterti un mondo dove i tuoi genitori non ti vedono, scopri il fascino di trasgredire le regole. Da quello scopri il fascino di dire le bugie in modo che quel mondo, quelle regole, quella trasgressione rimanga solo tua, e da lì, diciamo, o sai darti un limite in questo, o altrimenti, come Valerio, prendi una discesa che si fa sempre più frenetica finché non arrivi a un'esplosione. No, infatti questo è descritto benissimo, così come io ho adorato i dialoghi in questo libro, però è il tuo mondo, quindi immagino che insomma ti sia anche venuto abbastanza facile, però effettivamente era tutto talmente reale, plausibile. A un certo punto mi sentivo di troppo, cioè era come se sbirciassi le loro vite dalla serratura della porta, no? E fossi magari al risveglio in camera del protagonista, di Valerio, mi sentissi di troppo, no? Perché c'è anche tutta una parte legata ai risvegli che io ho trovato potentissima. Quindi è il risveglio che ti dice: ok, ci risiamo, non sono morto, sono qui e devo ricominciare e decidere che maschera indossare, perché a un certo punto io l'ho proprio visto come una maschera, quando ancora si stava cercando che fosse appunto un tornare, no, alla vita precedente, o accettare la parte torbida, la parte anche che poi lo incuriosiva di più, ma sfido a non essere attratti dal torbido, cioè fa proprio parte, secondo me, come dicevi tu, è proprio fisiologico. E quindi davvero mi sono sentita di troppo, ma allo stesso tempo ne volevo di più. E torno al discorso dei dialoghi un attimo, perché mi stavo perdendo con la chiacchierata. Qual è la parte per te, tornando alla scrittura, più difficile? Nel senso che, ok, tu lo fai per lavoro e lo fai anche su altre, cioè non appunto solo per la narrativa. Perché io mi immagino un Flavio Nocitelli che poi prende in mano un libro, inizia a leggere e dice: sì, questo funziona, funziona meno. Riesci a leggere ancora per piacere? O inizia a dire: sto dialogo mi funziona un po', sta descrizione io l'avrei fatta diversa? Perché effettivamente qui, io sono lettrice, quindi faccio la parte della lettrice, era proprio è armonia, cioè è una frenesia, capito, armonizzata perfettamente. Ti ho fatto 16 domande, grazie. In una, non so se hai notato la bravura, te le ricordi tu, non ne ho fatta mezza forse, però. Allora, vado in ordine sparso. Vai, anche io l'ho fatto. Allora, intanto grazie delle cose che dici, perché, diciamo, hai detto molte cose che speravo, mentre scrivevo, mentre costruivo un po' l'architettura del libro, speravo, cioè mettevo sperando che poi venissero fuori, sperando che di farle al meglio, sperando che venissero colte, e quindi sono contento, diciamo, che questo sia riuscito. Per quanto riguarda il sentirsi di troppo, è curioso che tu lo dica, perché in realtà mi è stato detto anche da persone che non conosco, mi è stato detto questa cosa, che appunto si sentivano un po' di spiare, sì. E invece da amiche e amici mi è stato detto, mi è sembrato proprio di leggere un po' un tuo diario segreto, in questo, se vuoi, torna probabilmente anche inconsciamente
la mia, diciamo, la mia abitudine di tenere diari e quindi anche questo modo di, diciamo, di raccontare il privato e l'intimo. Ed era un po', diciamo, quello che volevo fare, perché quando racconti l'adolescenza è un'età abbastanza misteriosa e per questo io poi ho scelto di raccontare la storia di un adolescente, perché è, anche nelle serie che faccio è un'età che mi affascina molto, proprio perché ha un suo mistero, perché comunque gli adolescenti vivono chiusi nella loro cameretta, vivono un po' schermati da quello che è il mondo degli adulti o da quello che è il mondo degli estranei, perché sentono sempre tutto un po' come un'invasione. E in questo, se vuoi, torniamo al fatto che una persona in trasformazione ha bisogno di uno spazio privato molto, molto delimitato. E per cui raccontare gli adolescenti significa anche fare questo, raccontare dei mondi comunque un po' segreti, un po' intimi. Ed è una storia di risvegli, in realtà, perché è una storia che ha molto a che fare con la notte, proprio per questo. Infatti ci sono molte scene, molti incontri notturni, molte serate a casa a vedere un film o anche molte serate in discoteca. E in questo, se vuoi, c'è anche un'altra cosa, che io ho scritto Frenesia durante il primo lockdown, per cui io penso di aver proprio esorcizzato quella mia, la mia mancanza di vita sociale, scrivendo tutte le scene in discoteca, scene di massa, feste, tutte appiccicati. E questo penso che fosse proprio un desiderio, diciamo, di esorcizzare quello che stavamo vivendo. E, però è una storia che ha a che fare con la notte, perché? Perché la notte ti si vede meno e quindi tu puoi mascherarti meglio. Perché è assolutamente una storia di maschere, sia perché la maschera fa parte proprio dell'adolescenza, sia perché Valerio è una persona che a un certo punto comincia a tenere in piedi più situazioni, per cui Valerio non è più il Valerio che è sempre stato, ma è il Valerio nuotatore che ha una maschera, è il Valerio con Sara che ha un'altra maschera, è il Valerio con Andrea che ha un'altra maschera, per cui Valerio a un certo punto, infatti, è una storia di maschere, perché è una storia di bugie, per cui lui comincia proprio a capire che mentire ti permette di avere più identità, e in un momento in cui tu hai appena capito che l'identità che hai sempre visto nello specchio è crepata ed è compromessa, non sai però qual è la prossima identità, quindi te ne cominci a creare alcune fittizie in modo che cominci a sperimentare com'è che vuoi essere, solo che poi queste identità prendono vita, perché poi le persone che sperimentano queste identità cominciano ovviamente a trattarle come personaggi reali, e quindi queste identità cominciano ad andare in direzioni diverse, e tu, se non riesci a tenerle a bada, ti disgreghi, che è quello che succede a Valerio. Per quanto riguarda invece la domanda più tecnica, se vuoi, la parte più difficile della scrittura di questo romanzo è stata, questo è il mio romanzo d'esordio, per cui io avevo sperimentato prima delle scritture che erano quelle di, appunto, la sceneggiatura, scritture di programmi TV o scritture di documentario, che sono sempre scritture un po' di servizio, perché tu scrivi cose che altri interpreteranno, che altri leggeranno, che altri faranno proprie, per cui intanto è una scrittura più tecnica. Devi seguire delle regole, devi seguire una lunghezza. Io, per esempio, in sceneggiatura ho puntate da 25 pagine e tutto quello che succede deve stare in quelle 25 pagine. Non è che se a un certo punto ti prende la mano e la scena diventa... No, perché hai proprio hai un costo, hai il programma TV uguale, hai un'urgenza che è dettata, per esempio, alla diretta, per cui tutto quello che deve essere consegnato quel giorno non hai ripensamenti, dopo quel giorno così è e così va. Che ansia! Beh, sì. Però anche queste regole poi ti tengono al sicuro. Soprattutto queste scritture sono tutte scritture collettive. Difficilmente tu scrivi una sceneggiatura da solo, scrivi sempre in due, in tre, in quattro. Programmi TV hanno comunque un gruppo di autori, lavori con i registi, per cui, diciamo, sono scritture che tu ti palleggi, ti correggi a vicenda. Se sei in una writer's room di sceneggiatori, magari tu c'hai quel giorno che sei scarico, c'hai avuto appunto quel risveglio che non è stato particolarmente felice, non hai un'idea, per cui tu vai lì scarico, poi qualcuno dice qualcosa, ti fa venire un'idea, allora ti agganci a quella e diciamo l'idea della sceneggiatura poi si rimbalza tra tante menti, tra tante ispirazioni, anche tra tanti gusti e visioni diverse, per cui in realtà è qualcosa che prende corpo collettivamente, e questo da una parte ti salva, dall'altra ovviamente poi devi scendere a patti con altre visioni, si propongono più idee e banalmente chi ha la maggioranza vince, per cui a volte, diciamo, devi anche cedere a una strada che non era esattamente quella che tu ti eri... C'è democrazia quindi nelle writer's room? Se non c'è un capo... Ah, ok. Diciamo, a volte c'è democrazia.
La scrittura del romanzo invece è una scrittura completamente solitaria, che da una parte, ed è una scrittura senza limiti, da una parte è il suo bello perché tu fai un viaggio con te stesso, per cui Valerio e Frenesia, Valerio, Sara, Andrea sono tutte creature mie, sono tutte persone a cui ho dato un volto, un corpo, una gestualità, una voce che sono uniche e che vengono unicamente da me. Dall'altra, se tu hai la giornata scarica o se tu ti incagli in un momento, perché magari anche per te è doloroso, perché ovviamente scrivere un romanzo, qualsiasi romanzo, scrivere un romanzo in particolare sull'adolescenza significa fare i conti con la tua di adolescenza e quindi stare lì e rimestare in cose che tu avevi messo in una scatola, sigillata, messa sotto al letto, messo un letto sopra il letto, dato fuoco al letto, in modo che non dovessi più fare i conti. Invece a un certo punto succede che tu scrivi un romanzo per cui ritogli il letto, togli l'altro letto, riapri la scatola e dici: io oggi non scrivo. Però se tu non scrivi, nessuno scrive, per cui... Certo. E anche in questo forse il lockdown mi ha salvato, perché a un certo punto l'alternativa era: canto fuori dal balcone o scrivo, forse scrivo, anche per cui diciamo... Però ecco, il bello della scrittura del romanzo è che viene unicamente di te, da te, il brutto della scrittura di un romanzo è che viene unicamente da te. Certo, vedi, è sempre il rovescio della medaglia. Esatto. Sai che prima stavi parlando, non ci avevo pensato, ma non lo so, adesso andiamo così a caso. Se... al discorso delle maschere, no? Di quale indossare. E in effetti questo libro inizia con un travestimento, con una maschera che in realtà poi non è poi così tanto maschera. E ci ho pensato adesso mentre ne stavi parlando del discorso delle maschere, che secondo me invece funziona moltissimo. Se Valerio, adesso ti faccio una domanda folle, oltre a non ricordarmi l'ordine, hai mai pensato, io ogni tanto faccio giocare i libri tra di loro, no? Se Valerio potesse parlare col protagonista di un'altra storia, per raccontargli un po' come si sta, o magari come l'ha vissuta lui, come si sta dal lato oscuro, aiutarlo o portarlo, no, nel lato oscuro appunto delle cose, quale sarebbe un protagonista di un libro che vedresti bene vicino a Valerio? Che domanda è, ragazzi, veramente. Ma il vino non sono io. Allora, intanto... O può anche essere un protagonista di una serie TV, se è più semplice. Dove lo mettiamo, Valerio? Vicino a chi? Allora, Valerio lo mettiamo, voglio... Andiamo in alto. Vai. Sì. Valerio lo mettiamo vicino ai protagonisti di Una vita come tante. Ecco, io lì ti volevo, perché guarda che io ho trovato la stessa, capito? Ok. Magari. Però, sì, la stessa tiratura di copie. Dici. Certo. Esatto. Valerio lo mettiamo vicino ai protagonisti di Una vita come tante, che è un romanzo molto più ampio, perché in realtà parla di vite che si evolvono e partono dall'adolescenza e finiscono in piena età adulta. Però sono quattro persone che hanno delle maschere che in realtà non esplorano fino in fondo. E quella è una scelta, nel senso che poi la scelta di Valerio a un certo punto è quella di dare fuoco a tutto, perché... la seconda volta che dico dare fuoco, sembra che sia un piromane. Adesso parliamone, non ci sono ancora libri, quindi per ora poi... No, però c'è tanto legno, no, non fare niente. E Valerio, secondo me neanche lo sceglie, Valerio a un certo punto... La temperatura intorno... Sai, c'è quella storia della rana che nuota nell'acqua e tu alzi la... Metti il fuoco sotto, cioè questa storia della... C'è una rana che nuota in una pentola. E non è una barzelletta, cioè no, non è una barzelletta. C'è una rana che nuota in una pentola, la pentola si accende il fuoco sotto, basso, in modo che l'acqua, la temperatura dell'acqua si scaldi sempre di più, ma la rana non se ne accorge. Ma questa è tortura? No, è una metà. Ah, ok, aspetta, vai, mi sto già preoccupando per la rana, scusa. Quando l'acqua ha raggiunto la temperatura di ebollizione, la rana pian piano si è adeguata e si accorge troppo tardi che è finita. Ed è un po', diciamo, sai, quando ti crei un ambiente che ti si fa sempre più stretto intorno e a un certo punto te ne accorgi solo quando non puoi più uscirne. In realtà per Valerio è la stessa cosa, nel senso che la temperatura intorno gli si scalda sempre di più, per cui lui a un certo punto non ha altra scelta che far esplodere tutto, perché altrimenti rimarrebbe schiacciato da quel meccanismo che gli si fa sempre più stretto attorno, perché ha le pressioni dei genitori, inizia con le pressioni dei genitori e con le pressioni di Nina che lo vuole atleta, però poi pian piano ha le pressioni di Sara che vuole che lui sia
come lei lo vuole per sé, alle pressioni di Andrea che lo sta giocando al gatto col topo ma lui non se ne accorge finché non è troppo tardi, e alle pressioni soprattutto delle amiche che lo hanno sempre visto in un determinato ruolo, e a un certo punto si ritrovano un Valerio che cambia forma e senza spiegare, quindi non sanno darsi un perché. Poi alla fine, quando lui, diciamo, spiega che in realtà, perché non abbiamo detto che, diciamo, il viaggio di Valerio, la discesa di Valerio comincia nel momento in cui Luca, che è il suo migliore amico e il suo compagno di nuoto, che è, diciamo, per lui un modello di come vuole diventare da grande, perché Luca è il più carismatico, il più affascinante, il più veloce a nuotare, il più bravo, il più bello sempre, una sera, per togliersi di torno due ragazze che ci stanno provando, Luca prende Valerio e lo bacia in bocca fingendo che sia il suo fidanzato. Poi Luca torna a fare la festa facendo il cretino come ha sempre fatto, e invece per Valerio quel bacio gli cambia il colore del mondo. Per cui, per non mettere a fuoco quella domanda che gli si para davanti immediata, per non mettere a fuoco il fatto che appunto la sua identità, che è sempre stata, potrebbe essere stata compromessa perché vede una prima crepa in quello specchio che lui ha sempre osservato, comincia a andare completamente da un'altra parte, e quindi ovviamente rigetta le persone che facevano parte della vita di prima, per cui le amiche lo vedono cambiare senza in realtà darsi una spiegazione. E alla fine, diciamo, quando Valerio farà i conti con tutta questa cosa, le amiche saranno le prime a dirgli: non potevi, cioè potevi parlare, invece di fare tutto sto giro, potevi parlare, uno ti avrebbe capito. Però quando tu sei abituato ad avere un ruolo sociale e senti di non poter più rispettare quel ruolo sociale, ti viene l'ansia, perché hai una pressione sociale che tu credi di dover mantenere, poi magari nella realtà dei fatti non è neanche così. Quindi in realtà, secondo me, Valerio ci casca al dover far esplodere tutto, perché è l'unica scelta, oltre al soccombere a tutte queste aspettative sociali che lo tirano chi da una parte e chi dall'altra. I protagonisti di Una vita come tante, che non entrano neanche giù, in realtà entrano in un meccanismo che è distruttivo, perché comunque alla fine trovano il loro posto. Sei sempre nel lì. Mondo. Alla fine il loro posto nel mondo, la loro nicchia se la trovano, anche facendosi forza l'uno con l'altro o anche addossando all'altro delle colpe che sono proprie. Per cui su quello, sai, se ti trovi il tuo posto nel mondo, le tue bugie diventano comunque una zona di comfort, perché alla fine ti costruisci una tua culla che poi magari è reale, che è immaginaria, che è fatta di bugie, però va bene così, e tu puoi portare avanti, comunque riesci a tenere in piedi quel ritratto lì. Valerio è uno che, anche perché i protagonisti di Una vita come tante ci arrivano dopo, per cui hanno un'età un po' più grande, sono nel mondo del lavoro, hanno altre regole sociali. Valerio è un adolescente che fa un po' le cose per la prima volta e fa le cose a caso, per cui lui pensa di aver fatto la truffa del secolo, in realtà ha fatto un gran casino che gli si ritorce contro, e l'unica scelta che ha è buttare, rovesciare il tavolo, che però è la cosa che lo salva, perché a quel punto scoppia tutto, lui arriva veramente a un punto, diciamo, di morte metaforicamente parlando, e lo riprende in realtà proprio Luca, anche un po' fisicamente, senza spoilerare troppo, lo riprende Luca e gli dice: basta, sì, basta, hai raggiunto il limite anche di te stesso. Parlavi prima di messe a fuoco, no? Anche rispetto a quello che poi sono le sensazioni, le persone, e secondo me lui aveva proprio bisogno di allontanarsi per rimettere a fuoco un po', no? Come adesso non voglio cadere nei cliché, però è quella cosa lì, per vedere meglio le cose, così come anche le relazioni. Probabilmente questa sua fase, questa fase dove doveva scoprire se stesso, e facendolo anche veramente entrando nel torbido più torbido, gli è servito per vedere meglio, fondamentalmente, forse per aprire gli occhi. Quindi spero veramente che nelle scuole arrivi, a prescindere dal discorso droga o non droga, perché qui dentro stai raccontando tantissimo, e per assurdo sarebbe figo immaginarsi il gruppo di lettura fatto tra genitori e figli, dicendo: ci leggiamo insieme Frenesia, io genitore ti leggo la mia parte, in realtà mi ritroverò a cercare, certo, il me adolescente, a dirti che con gli strumenti, col senno di poi, siamo tutti, capito, bravissimi, precisi, no? Sale in zucca, eccetera, però abbiamo bisogno di attraversarle queste cose. Credo sia una delle cose più naturali che invece vogliamo fingere non sia. Sì, poi infatti, diciamo, lo scarto tra i genitori e i figli è quello, nel senso che tu da figlio fai delle cose, sperimenti, fai le tue cretinate, prendi anche dei rischi, cioè ci sono anche delle cose che fai che ti guardi indietro e dici: ma veramente lì ci lasciavo le penne, o comunque lì
mi potevano beccare. Cioè, hai fatto delle cose perché non ci hai pensato, perché è il bello dell'adolescenza, che poi ti permette di lanciarti un po' più spericolatamente. E poi cresci e un po' ti vengono le tue paure, un po' pensi, diciamo, di voler dare il meglio al figlio che sta crescendo e quindi metterlo al riparo da errori, cazzate, cose che hai fatto tu per primo. Però se l'hai fatto prima, infatti il gioco è quello. La cosa divertente, per esempio, quando io ho incontrato le classi o magari ho parlato con adolescenti che avevano letto il libro, è stata scoprire che gli adolescenti vedono alcune cose e gli adulti ne vedono altre. E ci sono due casi che veramente mi vengono sempre riportati e che mi fanno abbastanza impressione. Uno è su Irene. Irene è una ragazzina di 14 anni a cui Valerio fa ripetizioni. Ed è, diciamo, in una storia in cui Valerio continuamente guarda gli altri come modello, perché Luca è un modello per il nuoto, Sara è un modello perché, diciamo, è già adulta anche se ha la stessa età, Andrea è un modello perché è affascinante, è seducente, è acculturato, eccetera. Sono tutti modello di qualcosa. Irene è l'unica che prende Valerio a modello. Per cui, diciamo, a un certo punto gli dà una prospettiva di luce completamente nuova. E per gli adulti Irene è sempre una delle figure più belle, sempre una delle figure che trovano più tenere, più con cui legano di più per affetto. Gli adolescenti Irene neanche non la vedono, non c'è. Perché ovviamente avendo 14 anni per loro è una bambina. Certo. Per cui Irene è proprio una figura che veramente cambia completamente tra adulti e adolescenti, ma la cosa più affascinante è il discorso Sara e Andrea. Sara e Andrea sono un po' gli antagonisti del libro. La differenza tra loro è che Sara è un antagonista palese. Sara è una stronza. Ah, si può dire, vero? Si può. Si traduce per questo. Come si dice stronza? Avete segnato? Sara è una stronza, nel senso, e non fa nulla per nasconderlo. Per cui Sara è così. Tu la vedi così ed è anche il suo bello, è il suo lato affascinante, perché alzi la mano che non è stato sedotto, affascinato da una stronza, uno stronzo, insomma. È il fascino del lato oscuro di cui parlavamo prima. Sara ha un mondo molto preciso, ha delle regole, gioca, ha delle regole molto precise, la regola è una, lei è la regina e gli altri la glorificano. Se vuoi giocare, le regole sono queste, se non vuoi giocare sei fuori. La ricompensa per giocare alle regole di Sara è che tu fai parte di un mondo, di una corte che è super elitaria, super stretta, che ruota intorno a Sara, che è la regina, e quindi tu fai parte di un'elite che è un po' nella testa di Sara, è un po' sopra alle altre persone. E questo è quello che ovviamente seduce Valerio. Però Sara questo è e questo rimane, e rimane così dall'inizio alla fine. Andrea è un antagonista diverso, nel senso che Andrea è molto più affascinante, è serpentino, nel senso che ha questa allure fantastica di una persona colta, di una persona seducente, di una persona gentile che ti fa entrare nel suo mondo e che condivide con te. In realtà, per usare un termine che è molto di moda adesso, in realtà Andrea è il principe delle relazioni tossiche, nel senso, poi Andrea è uno che ti si ribalta sotto, ti toglie la sedia mentre ti stavi per sedere e ti dice scherzavo. E questo, diciamo, ha un risvolto abbastanza profondo poi nel finale della storia. E Valerio cade, proprio ci cade in pieno. Sì. La differenza qual è? Che per gli adulti l'antagonista, la vera cattiva del libro è Sara. Davvero? Per gli adulti la vera cattiva del libro è Sara, perché Sara è una stronza, per cui gli adulti, diciamo, riconoscono quella come una persona che fa delle cose che non si devono fare, che corrompe le persone a suo piacimento, le rovina e le usa, per cui quella cosa, diciamo, è un comportamento che da adulto non perdoni. Mentre per gli adolescenti il vero cattivo della storia è Andrea. E ho un po' capito qual è, diciamo, il gioco su cui ruota questa cosa. È che in realtà noi Andrea da adulti, di poco, però da adulti lo capiamo. Perché in realtà Andrea una volta lo hai subito, una volta sei stato tu, una volta lo... Comunque è un atteggiamento che conosci di più, diciamo, il fatto che una volta c'è qualcuno che viene verso di te e tu, perché sei in una situazione, diciamo, strana della tua vita, giochi un po' e poi cambi idea e vai da un'altra parte, lo hai subito e sai che comunque, diciamo, fa parte anche in realtà Andrea ti insegna qualcosa, perché, diciamo, cadere in questo tipo di relazione ti insegna che tipo di esseri umani devi
scartare dalla tua vita. E, per cui lo sai, lo conosci, e sai che comunque quella cosa, passando attraverso quella dinamica lì, cresci e vai avanti. Per gli adolescenti che non hanno probabilmente mai sperimentato una roba del genere, quello è il tradimento massimo. Per loro è il tradimento della fiducia rispetto al fatto che appunto mi fido di te, ti vedo come amico o comunque mi innamoro di te e quindi leggo dei segnali per cui vengo verso di te e tu mi sfili il gioco da sotto, è un tradimento che loro non accettano e per loro è proprio una cosa che li manda fuori di testa. Ma sai che mi stai facendo venire voglia di rileggere il libro? Com'è sta storia? Cioè, ti sento parlare e dico aspetta che adesso lo ricomincio. Ultime due cose, poi se avete curiosità ve lo lascio per... Scusa, mi hai fatto venire in mente una cosa che tu dicevi, che appunto essendo una storia di maschere il libro inizia effettivamente con un travestimento, con Valerio che si maschera proprio. È una scena che in realtà non è inserita per questo motivo qui, ma mi fa ridere che anche, cioè penso adesso che anche questo credo che sia un vizio di forma, perché diciamo quando vai alla Holden, per esempio, quando vai in una scuola di scrittura, che ora chiameremo Holden ma potrebbe essere qualsiasi altra scuola, e fai sceneggiatura, quando studi sceneggiatura ti insegnano che nei primi 10 minuti del primo episodio di una serie ci deve essere la metafora della serie. Per cui se tu vedi per esempio serie come Le regole del delitto perfetto o tutte le serie di Ryan Murphy, che è proprio uno che segue il manualetto, nei primi 10 minuti tu hai in realtà la chiave di tutta la serie. E questa cosa me ne sono appena reso conto qui a questo tavolino. Visto quante cose si scavano? No, ma io ci ho pensato mentre lo dicevi, parlavi di maschere, faccio in effetti. E poi se leggerete, se non l'avete ancora fatto, la prima parte è forte in effetti rispetto al gioco. Ultime due cose. Io in realtà avevo tipo 27 domande e non ne ho fatta mezza, ma non importa, mi piace la chiacchierata così. Sai cos'altro mi è piaciuto tanto della scrittura? Non vuole essere una presentazione fatta solo di complimenti, però... Io, mentre tu raccontavi del Capodanno, e non stiamo svelando niente, io ho letto quelle pagine in apnea, cioè mi sono resa conto a un certo punto che non stavo respirando, perché è tutto così frenetico, è tutto così troppo, è tutto così tanto che io dico ok, adesso sta per succedere qualcosa, e a un certo punto mi sono detta, respiri? Fermati e respira. Quindi ero totalmente presa dalla storia, dalle dinamiche, facendo sempre in realtà il tifo per Valerio, ma perché secondo me Valerio lo siamo un po' tutti, sempre, capito? E anche quello di cui si parlava prima rispetto alle aspettative, al dover essere quello che gli altri vogliono noi siamo, è un atteggiamento che noi tendenzialmente facciamo fatica ad abbandonare anche da adulti, perché tutta una serie di nostre fisime, di nostri malesseri, sono perché in realtà dobbiamo essere agli occhi degli altri quello che vogliono siamo e non quello che realmente... Cioè, avremmo meno gastriti probabilmente se ci liberassimo da queste cose, ma ci servono più libri come Frenesia per iniziare a togliere sassolini dalla scarpa e infatti, liberarsi. Infatti su questo c'è anche un gioco con i social network che poi sono, diciamo... Altra parte. Portano all'estremo questo discorso qui, perché noi sui social facciamo vedere quello che vogliamo far vedere di noi e... possiamo modulare, manipolare. E Andrea qui è bravissimo. E Andrea è bravissimo. E diciamo in questo ti direi ho voluto fare una metafora, ma neanche tanto, perché poi diciamo il gioco è molto palese. Però sì, la cosa è questa, che le aspettative sociali, che poi a volte sono imposte, cioè nel senso a volte, e questo diciamo nel finale si vede benissimo, a volte tu credi di dover corrispondere a delle aspettative sociali, che credi che un determinato gruppo, una determinata persona abbiano proiettato su di te, corrispondi a quelle aspettative e l'altra persona ti dice quindi... potevi anche fare meno fatica. E da una parte questa tu dici no, ma l'ho fatta, almeno riconoscimela. Dall'altra invece con questa cosa un po' ti salva, perché dici vedi che questa cosa, altri 6 mesi d'analisi me l'ha regalati, però va bene. Ultima domanda, voi avete curiosità, domande? Ovviamente no, veramente? Sto per piano, no grazie, nel senso che di solito è il momento in cui lo dico sempre, si guardano le scarpe, quindi... Una o due volte prima dei passi. Cioè. Perfetto, bene, vedi. Hai approcciato un modo di scrivere completamente diverso e soprattutto l'imbastire un libro, una storia, cioè in qualche modo sei riuscito prima a
darti degli obiettivi e delle cose, o ci sei pian piano caduto dentro e si è poi sviluppata per i fatti suoi? Questo io ho regalato 6 mesi di analisi alla mia editor invece. Perché ora io non so, diciamo, qual è il modo di scrivere dei romanzieri puri, mettiamo così, o di chi scrive solo narrativa. Però io ovviamente ho avuto un approccio anche tecnicamente, nel senso anche nella composizione di tutta l'architettura, da sceneggiatore, per cui tu prima fai tutta la struttura di tutto l'impianto in modo che puoi testare, diciamo, se tutto torna. Poi, essendo una storia con più personaggi ed essendo soprattutto una storia di bugie, ha un po' un meccanismo per cui le cose devono tornare oppure non devono tornare, ma ci devono essere indizi seminati, eccetera. Per cui ho fatto questo tipo di costruzione e l'ho fatta ricoprendo la mia parete, la parete davanti alla mia scrivania, di post-it, che poi la parete era molto piccola, per cui a un certo punto i post-it sono andati sulla finestra e io mi sono reso conto che in realtà le persone, sempre perché eravamo in lockdown, per cui c'erano sempre persone fuori al balcone a non fare niente, le persone che erano di fronte al palazzo di fronte, che non era poi così distante, vedevano me alla scrivania tutto il giorno con questo muro di post-it. E secondo me una chiamata alla polizia a un certo punto l'hanno fatta, però e avevo la editor che mi diceva: consegnami i primi 2 capitoli. E io gli dicevo: no, perché se io non finisco tutta la struttura fino alla fine non so che scrivere, cioè non posso scrivere. E in questo poi inconsciamente in realtà torna, per esempio, la prima scena, che è una mascherata che ha a che fare con una serie di cose. C'è un dialogo che Luca fa con un'amica di Valerio, che poi viene ripreso in maniera quasi speculare nella fine, perché è poi una questione di ossessione, perché ci faccio caso io, probabilmente nessun altro. Però le cose devono tornare per me matematicamente, proprio perché sono abituato a una scrittura che ha delle regole matematiche di pesi, per cui la mia editor cercava di strapparmi delle cose, ma io gliele ho consegnate 6 mesi in ritardo. Poi questo fa sì, per esempio, che avendo la struttura già composta, la scrittura del libro in sé sia più breve, perché io so, non devo, diciamo, lasciarmi guidare dalla musa ispiratrice, ma so perfettamente la storia che passaggi ha, so esattamente dove vanno a finire i personaggi, per cui anche mentre io scrivo l'inizio dei personaggi, sapendo già il punto d'arrivo, diciamo, mi permette di essere più veloce, se vuoi. Per quanto, diciamo, no, sì, questa, diciamo, è la composizione e basta. No, questa era proprio come man mano, pur avendo questa traccia, come sei riuscito per pian piano sviluppare e entrare nei personaggi. Ah sì, esatto. Esatto, questa infatti è la scoperta della scrittura del romanzo rispetto alla sceneggiatura, nel senso che a un certo punto i personaggi fanno delle cose, così sembra una cosa da malati, però i personaggi a un certo punto fanno delle cose che tu dici: non era previsto che facessi questa cosa. E non avendo a che fare con degli attori che vengono diretti, al quale tu dici: stop, questo rifacciamo, loro a un certo punto fanno una festa e tu non la vivi esattamente preventivata, però fanno una festa e tu segui, per cui, diciamo, è un gioco che tu fai un po' a volte a rincorrerli. Se hai un punto d'arrivo che hai già fissato, questa cosa ti permette di essere un po' più al sicuro, nel senso che a volte i personaggi si prendono una libertà rientrando poi in un tracciato che tu hai già segnato. E a livello tecnico invece, per esempio, per me è stato molto difficile il lavoro sui personaggi, in questo la mia editor mi ha completamente salvato, perché venendo dalla sceneggiatura tu intanto non hai, diciamo, non puoi veramente descrivere i personaggi, perché poi il personaggio verrà definito dall'attore o dall'attrice che verrà castata, si dice, verrà presa per il ruolo, insomma, per cui l'attrice te la immagini, il personaggio te lo immagini fino a un certo punto, poi l'attrice giusta o l'attore giusto fa il resto. Però, e quindi tu sei abituato, diciamo, in prima puntata o all'inizio, la prima volta che presenti il personaggio, dai 5 righe di descrizione a una persona che fa così, ha la faccia furba, si veste sempre così e ha questo tic. Basta, da lì certe cose le dai per scontato, per cui quando ho scritto, diciamo, il primo capitolo, appena i personaggi entravano in gioco, boom, mezza pagina di descrizione dei personaggi e via. La mia editor mi ha detto: ma stai impazzito, cioè, nel senso, ma li leggi i libri? Oppure ha detto: dai, cioè, queste informazioni tu devi un po' intanto un po' diluirle e un po' in realtà farle scoprire al lettore, per cui non devi sempre spiegarmi tutto, mentre
in sceneggiatura, essendo una scrittura tecnica, tu hai delle descrizioni in cui proprio spieghi le cose in modo che poi siano... Eh sì, 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 assolutamente. Cioè, e certe cose, diciamo, è un po' il gioco con il lettore, che certe cose io le lascio intendere e sta al lettore o alla lettrice poi colmare i vuoti. Posso confessare una cosa che faccio da malata lettrice quale sono? Ogni volta che leggo un libro, non so, ditemi che non sono la sola o anche sì, magari, cioè, leggo la prima e l'ultima frase, sempre. Perché in realtà nell'ultima frase non c'è spoiler, nel senso, l'ultima frase è una suggestione. Avevo fatto una rubrica dove dicevo che la fine sia il tuo inizio, io ti leggo l'ultima frase, se ti incuriosisco, poi vai avanti, in realtà inizi il libro. Quando i libri funzionano, la prima frase e l'ultima frase si parlano. Non vi sto svelando niente, giuro. Davanti allo specchio, Valerio si sta truccando la faccia di bianco, si avvicina appena e si guarda attentamente. Prende il rossetto rosso e se lo passa sulle labbra. Lo posa e torna a guardarsi, poi con il dito inizia a spanderlo sulle guance, a disegnare un gigantesco sorriso. Valerio ha riso e forse per la prima volta ha sentito che era davvero tutto dove avrebbe dovuto essere. Capito? I libri funzionano. Frenesia per me è sì, diciamo che la prima e l'ultima frase si parlano. È vero. Poi possiamo fare un gruppo di così, lettori anonimi con tutti i nostri disagi. Da. Sì, sì. Però è vero. È questo, tutto torna. Non so se sia... No, non era voluto. Cioè il libro finiva lì perché... Doveva finire lì. E iniziava lì perché doveva iniziare lì. Sì. Quindi molto... Domande, curiosità o beviamo e... Cosa dici? Abbiamo detto tutto senza dire niente, non è stato bellissimo? Spero che questa cosa li abbia incuriositi, magari. Di solito funziona così, però, insomma. Però guarda, grazie mille perché dopo 2 anni sono riuscita ad avere Flavio Nuccitelli con il suo... Fatto. Ho detto Nuccitelli, scusami. Con il suo Frenesia, Fandango, grazie mille. Grazie a te. Grazie Martina. Grazie di Guanti Rossi e buona continuazione. Ci vediamo martedì prossimo, ormai...